Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Fra e dal vostro Giulietto. Gio, come al solito, siccome registriamo in sessioni, dovete sapere, è malato, ha la peste bubbonica. Minchia, una malattia leggera. No, cazzo. Comunque stanno dicendo che questa è la mesh di Resident Evil 1 al 100% proprio. Grandi successi. La sua famiglia è sopra. Ma cazzo, è uguale, c'è anche la stanza, non ci posso credere. Ma ti dico, ma Massimo, qui. Poi loro lo chiamano easter egg, io lo chiamo carenza di idee. No, perché vedi, c'è l'unica differenza è che c'erano delle stanze proprio qua a destra e a sinistra. Quelle dietro c'erano e c'erano le due scale che portavano sopra. No, ma guarda. Cioè, poi certo ci possono essere delle differenze. È tutto un terribile déjà vu. Nell'architettura, guarda, ovvio, però l'idea è esattamente la stessa. Anche quella sala da pranzo che c'è giù c'era uguale, identica. Bravo, fra bottati verso la bomba. Ma. Appunto. Volevo prendere. La bomba! È la bomba! Vedi la. Macchina da scrivere è una citazione evidentissima, sì, sì, in questo contesto. Chi non sapesse a cosa serviva la macchina da scrivere vuol dire che ha avuto un'infanzia senza, cioè un'infanzia senza traumi, ecco. Addirittura. Ma se si rialza senza se testa, eccetera. Se non ti lecchi le dita godi solo fino a metà. Cioè, non c'è un cazzo. Detto, una stanza così è sono di mia madre, ve lo dico. Cosa? Una stanza così, senza i zombie, ovviamente. Oh cazzo, non doveva succedere qui, puttanella che non sei altro. Una stanza così e senza il cubo di Rubik è il sogno di mia madre. Allora, quando lui appare, senza, a parte i sogni fetish di varie madri, anche della mia, perché probabilmente qualsiasi madre avrebbe una grande libreria. Però al di là di quello. Cazzo, non si ferma. Porca puttana. Prima volta che mi. Fra, lo sai che fallisce automaticamente appena inizia la registrazione. No, è così. Matematico. Cioè. È fatta così. Ci sono pochi cazzi da fare. Di solito non succedeva. L'ho giocato ben due volte questo pezzo, ma non è successo. A posto! A posto così. Dovevo prendere quel cazzo di armadillo. Comunque dovete sapere che i miei genitori sono vagamente fissati coi libri. Beh, quindi, ma anche i miei. Cioè, no, quindi una stanza del genere sarebbe un sogno per mia madre. Manopola la cassaforte di Zuberio. Ma. È un bel quadro. Quella è una ghigliottina. E sopra ci sono delle specie di boia. Cioè, io un quadro così lo vorrei dentro il cesso. Così quando caghi. Felice, caghi. Hai l'ispirazione. C'è una cosa verde lì. C'è anche un cazzo di cose che non so da dove figa è arrivato, perché non doveva arrivare da lì. Roba verde, poi... roba verde. Cazzo te ne frega, fra. Puoi anche non ammazzarli, lo sai. No, ma non... Cioè, non... Cioè, non... Non... Eroina, Frank. Eroina. Due! No, cazzo. Sì. Porca troia! Che bello, fra, che iniziati il... No, ma perché lì potevo risparmiare un sacco di proiettili e questi invece... qua si sono svegliati. E invece... Ste puttanelle... Puttanella di luna, puttanella col poi cazzo latte. Mai una che tipo mi desse la soddisfazione tipo di darmi le spalle e così in maniera. Andiamo avanti con i doppi sensi, con i doppi sensi, però bravo, sei un porco, fra. Bravo che abbiamo aumentato la precisione, sfruttala. Olè. Aspetta. E naturalmente vaffanculo. Dai. Devo avere bravo. Un terribile mal di testa sto qua. Ma è diventato polpette. Molto bene. Anche questa che altra citazione era. Ti ricordi quando passavi sopra gli zombie? Sì, vabbè, poi le tasse schiacciate dello zombie, cioè, funzionano... La melma verde, fra. Sì, adesso vado, No, no, te lo dico perché tieni metti... presente che è tutto a tempo, quindi che io... è tutto a muzzo. Ancora? Bravo, fra, quest'ultimo colpo tu sei sparato proprio bene. Quattro colpi. Sono morto. Meno male. E quattro bontà colpi. Bontà divina. E altre roba lì a destra. Adesso pronto al legno.
sei tu che perché adesso pronto. Vedrai che riapparirà quello stronzo perché è passato parecchio tempo. Sei tu che devi essere pronto. Ah, sono circondato da stronzi. Cos'era che ci sono solo io dovrei prenderla male, però... No, ma lo sai che ti voglio bene. Sì, sì, sono oltre queste piccolezze. Kit medico? Sono minchia. L'unico che ti vuole bene. L'unico? L'unico? Anche perché sono l'unico. Figuriamoci gli altri. No, dai, sei la mascotte. Cosa vuol dire quest'occhio? Tutte le volte compare da... Vuol dire che ti vede qualcuno. E potrebbe essere benissimo il proprietario di casa, cioè Ruvik. Il mitico Ruvik. Tu sai dove stai andando o stai procedendo a vanvera? Abbastanza. Non so se gli utenti hanno sentito questo verso, però. Ma se lo prendi sto cazzo questi, di coso, per favore. Questo è veramente, ecco, pessimo. Porca puttana, poi tra l'altro lo metto nel cesso. Si frammenti la mappa? Nella vita, dico proprio. Cosa? Frammenti la mappa. Li abbiamo mai usati? Ma ti pare, sono una persona seria io. No, li mette lui in automatico, ho scoperto. Bene, molto bene. Guarda. Ecco, adesso è un... E questo? C'è Rubik, eh? Bravo! All'ultimo, corner. Per quello ho detto bravo. Ma è un casino perché... Sì, perché mira di merda. Ah, tra l'altro è già qui lo stronzo. Che palle, cazzo. In questo senso, comunque, aver migliorato... Cazzo se corre. La precisione dell'arma mi sembra una gran mossa, posso dirlo? Ma se c'ho lui dietro c'è poco da fare. Lo so, fra, quando ce l'hai dietro ce l'hai dietro. Lui... Anche lui gioca Giulia Passione. Anche lui gioca Giulia Passione. Ma un'altra versione. Merda. Bah! Bella, sì, l'intangibilità dei corpi che va a puttane così. Dovresti essere salvo. Sì. Adesso arriverà lo stronzo. Sì, vabbè, ma di quello non ce ne frega un cazzo. Che palle. No, stai lì. Che cosa hai preso? C'ha la maschera lui. Sì, ma non so se fossi dietro. Ancora? Che cazzo? Ancora? Quattro colpi per spaccare quella roba. Mica, ma neanche gli elmetti. Io direi di andare a salvare e poi ti spiego perché. No, ci mancherebbe, visto che comunque le parti sono legnose. Marca puttana, ragazzi, che... È legno massello! Ne ho altri 7 coltelli, altri 7 salvataggi! Ne ho altri 7 legni masselli. Sta parte è veramente... Inchiodo, ragazzi. È di logoramento, nel senso... In verità... La guerra di logoramento. Rompermi le palle, tipa. Uè, tipa. Tipa. Io avevo una mazza che mazza, me l'ha già persa. Porca miseria, avevo un'accetta. Bel tappeto, posso dirlo. Un gioco che... Lo sai che io... Porca. Una bomba, bomba pure. Lo sai che tu? Io adoro i tappeti. Ecco. Io adoro i tappeti. Cazzo, sembra... Questo si pare? Sembra, cazzo, com'è quel bimbo minchia che... Come questo. Si chiama? Minchia, sembra una scena da Alien Isolation. Bravo! Ma cos'ha gli occhi? No! Ma guarda te. È diventato cazzo. Rosso. Adesso scappi. Terminato. Pavido, magari. Cosa magari? Bisognerebbe fare un gioco in cui interpreti il T1000 proprio. Neanche il T100. Il T1000. Il T800. Sì, magari. Scusami. Non è proprio il T1000. Senti, siccome poi ci devo passare parecchie volte per di qui. Ma i separe? Aspetta. La frequenza massima di stimolazione delle regioni corticali non si è rivelata efficace. I soggetti urlano. E muoiono troppo rapidamente. Ah, cose da niente proprio. Impostazioni su misura ottengono risultati migliori, ma resta una questione. Su quale regione occorre concentrarsi? Paura, desiderio. Scusa. E poi quando passa succede questo. Credi queste sono fondamentali? Da quale iniziare? Ti lascia, ti droppa queste bombe. Allora sì. Bravo. Questa mi posso... No. Roo morte e basta.
buio, morta di noia. Stavo aspettando Rovik. Bombe come se piovesse. E asce altrettanto. Ma questa è la stanza di prima, infatti. Ma armadietti bello. Vuoti. Ah, beh, è giusto che puoi nasconderti. Oh, la madonna. Dio, quanta blasfemia in questo gioco. Sì, cioè, in effetti. E vabbè. Ma questo camino, questo camino molto reale, nessuno se ne sarebbe mai accorto. E adesso l'enigma incomprensibile. Qui. Vediamo la luce. Ma hai un cervello? Sì. Buono. Ah, questo è quello che si vede in tutti i caricamenti. Soggetto numero 12, S71B, elettrodo collocato in A2. Ah, proprio così? Lo inchiodi? Ma ti dico, a caso. Fantastico. Cosa ho appena fatto? Checkpoint. Quindi hai fatto una cosa giusta? Sì. Bene, molto bene. Una cosa buona e giusta. No, quello che diceva prima, non devi metterla nell'uovo temporale, no? Padre. Bene. Se solo sapessi il piacere che mi dà quell'espressione sul tuo volto. Davvero pensavi che sarebbe bastato rinchiudermi? Sorrido. Per cancellare la mia esistenza. Lontano dagli occhi, giusto? L'hai fatto. L'hai fatto, vero? Ma ho sempre pensato a voi. Spero che siate orgogliosi di voi. Sorriso. Bene, quindi Rubik ha svalvolato e ha ammazzato entrambi i suoi genitori. Sì, è un proprio figlio che una tutti, brava persona. Il figlio che tutti vorrebbero, in poche parole. Beh, insomma, onesto, dai, ogni tanto ti gira le balle, dici vabbè. Cosa fai? Sgozzi i miei genitori. Sgozzo, gli faccio il sorriso alla. Esatto. Mi sembra, mi par giusto. Quel che è giusto è giusto. Poverino, no? Cioè, nel senso, bisogna anche capirlo. È incompreso. Beh, incompreso è incompreso di sicuro, perché sia anche psicopatico. Sembra lo stesso liquido rosso. Infatti, che poi il liquido rosso non sarà mica il sangue. Cioè, non vorrei proprio gettare ipotesi così può a caso. Può essere, come però, può non essere. Scusate, devo salvare ogni slot perché col fatto che arriva. Cosa succede? Aspetta, Ruben Victoriano. La madre un po' della famiglia Victoriana non è stato più visto dopo l'incendio della tenuta. Che è quello del quadro, di sicuro. Ma che è? Cosa dice Reginaldo, scusa? No, adesso niente, lo sto cercando, infatti. Avidamente. Non voglio chiedere perché. Così. Nota da Oh, aspetta. Oh. Proprio lì davanti al mio naso, non mi capacito di come abbia fatto a annientarle e ridurre il mio potere. Bene. Otterrò ciò che ricerco da tempo in memoria, tutto ciò che ho perso. Vabbè, i Menez. Bene. I Menez non è il dottore? Dottore! Sei osservato. C'è una bomba. Al muro. Una bomba. Bravo, ma che stratega. Non è servito un cazzo, faccio notare. Beata. Tac, invece uomo di poca fede. Allora, viene o no? Così, adesso verrà. Ma proprio un cazzo. Era proprio addosso al vino. Ma vaffan bagno. Bravo. Perché. Proprio. Hai solo 7 colpi, fra. Dici? No, non dico, c'è scritto. Quindi mi auguro che te ne diano, perché se no ci conviene iniziare a usare la balestra. Ecco. Perché così la prossima volta che. Ti ricordi che hai lasciato dei proiettili nell'obitorio? Della balestra? Oh, davvero? Sì. Ti ricordi che prima li hai presi ma non potevi usarli? No, cazzo di Buddha, porca puttana, maledetto tu! E chi non te lo dice? Cazzo, ero arrivato al dunque!
cazzo, merda, porca. Ti odio, cazzone. Cazzo, adesso farà tipo... Ma figa, ma non si ferma. Oh, due? Due cosa? Due Ruvik? Due pezzi di Ruvik. E questo? Sorridi! Che la vita ti sorride. Sei su bombing camera. Io odio Ruvik. Fai vedere il quadro, scusami. No, non vuoi perdere tempo. Hai ragione, no? No, dov'è? Dietro di te. Bello, 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 bello. Io lo metterei subito in camera da letto. Da dove sarà spuntato quello stronzolo? Ti. Me ne fotto. Con un me ne frego dentro il cuore. Qui c'è un altro proiettile per la balestra. Ancora. Bravo, è quello che mi sono chiesto anch'io. Un altro cervello. Non finiscono più sti cazzi. Muovo visuale. Allora, praticamente, se prendete il pezzo del cervello sbagliato, sono bei cazzi. Bello. Come l'hai chiamato? Aspetta. Santoro. Un laboratorio tutto tuo. Sono sbalordito. Perché sei tornato? Non avevi il permesso. Andiamo, siamo entrambi scienziati. Gli uomini di scienza si dedicano alla ricerca del sapere. Mostrami i tuoi esperimenti. Potrei aiutarti. Non ti piacerebbe. Ti troveresti orrendi. Gli scienziati sono costretti a fare cose che una persona normale troverebbe disgustose. Ne ho fatte anch'io tante che troveresti sgradevoli. Tu pensi che io sia un mostro? Ti preoccupi davvero troppo del tuo aspetto. Ma è la mente, la tua mente. È lei tutto ciò che conta. Bene. Quindi... Quello con lui sarà Ruvik. Ma Marcellus Wallace o... Magari. No, è quello, è il dottor Hopkins, che è uno stronzo. E fin qui, cioè, dovremmo averlo... Palle, ormai dovremmo averlo capito ampiamente. Che è lui, no, che ha avuto in testa tutti i... Bravo. Non esplosiva. Ma ecco, accecante che ne hai un milione. Fai accecante, tanto. Che... ma tanto poi quello accecante c'era di là. Zack. Giù nel canestro. Tecnicamente potresti riprendere lui. No. No, nella realtà dico. Che amarezza, cazzo. Si muove la sedia? Ah, sei tu. Che, aspetta, c'è qualcosa per terra. Vicino alla sedia che hai spostato. Vai vicino al tavolo. Allora, hai capito? Sì. C'era la... Non mi ha dato nulla però. Più che altro hai 8 colpi. So che te l'ho già detto prima, ma io faccio il reminder ogni tanto. Ok, che è quello esplosivo che è forse il migliore. Bravo, usa quelli accecanti. Usa quelli accecanti. Ma contro chi? Chiunque arrivi in futuro, se selezionali però. Non vuoi suonare qualcosa? Non c'è un pianoforte. Questa è una casa forte. Notte della stanza. Due mondi separati da me. Sopra aspettate senza volta che derivano la tragedia. Sotto i tinverni che perdono tutto. Quindi? Oh cazzo, dove... Dove cazzo sarà l'altro? La combinazione? Non ho idea. Curati tanto.
Ma sì, crepi l'avarizia. Qui siamo al top. Una vita al top. Vedi i quadri? Fiammiferi. Dice sto fetish. Beh, la bambina. Beh, la bambina. Ma c'è sto fetish che potrebbero essere significativi nell'ambito della storia. Lo so. No, vi faccio per dire. Un vecchio. Bello spaccare i vasi Ming così. Così, perché in fin dei conti... A noi dell'arte non ci frega un cazzo. So. Dobbiamo trovare la combinazione? Dobbiamo trovare l'altra, cazzo. Dove sarà? Non so, magari di sopra. Di sopra l'hai messo tutto? Però sopra... Sopra c'eravamo anche andati. Non è che magari ce la siamo proprio persa qui. Adesso devi tornare a rompere i... Certo, quando è arrivato Ruvik forse c'avevi un coso blu davanti, però... Un coso blu. Fai, momento di chiudere il video, Ruvik. Dici? Sì, sì, dico. Vediamo se qui il coso di Ruvik. A meno che non trovi tipo il cubo di Ruvik. Allora, qui non c'è, qui non c'è. Ma se ti avessi dato una combinazione comunque l'avremmo vista e comunque sarebbe richiamabile dalle opzioni, diciamo, no? Quindi dove potrebbe essere? In quella stanza, perché in effetti non è che abbia proprio guardato benissimo quella stanza, eh? Vabbè ragazzi, noi non ci resta che darvi appuntamento alla prossima. Bella di padella, continuate a commentare con gioia e festa. E fetish anche. E fetish anche, perché ci sta sempre bene. E alla prossima. Ciao belli. Ciao.